Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signor Gesù, noi ti preghiamo in questo momento la potenza del tuo Spirito Santo su di noi. Facci, Signore, ascoltare, accogliere, comprendere la tua parola. Donaci la grazia che il nostro cuore possa essere terreno fertile per la tua parola germogliare e donare frutto nelle nostre vite. Per Cristo, Signore nostro. Amen. In questa quindicesima domenica del tempo ordinario, solennità della Beatissima Vergine Maria del Monte Carmelo, la liturgia ci presenta il brano di Matteo. Vi invito a pregare insieme a me, a leggere insieme a me il capitolo 13, versetti 1 al 9. Leggiamo insieme. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti. Meditiamo insieme questo brano del Vangelo di Matteo per capire cosa vuole dirci il Signore. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Gesù uscì. Come raccontaci nella parabola, Gesù uscì come il seminatore uscì di casa al seminare. Gesù è il seminatore che esce di casa per seminare la parola di Dio. Anche nelle nostre vite, quante volte ci sono stati dei seminatori? I nostri catechisti, i nostri genitori, algún amico, alguna amica. Sono i seminatori che il Signore ci invia al posto suo per seminare nel nostro cuore e nella nostra anima la sua parola di salvezza per noi. Ma possiamo meditare anche qual terreno la parola del Signore, il seminatore che è uscito a seminare, che è venuto a noi a seminare la parola del Signore, qual terreno il seme del Signore, il seme della parola ha trovato in noi? Dice la parabola, una parte cade lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Il seme che cade lungo la strada è quel seme che non ha trovato un terreno dove mettere radici. Più avanti il Signore dirà che quel seme caduto lungo la strada sono coloro che ascoltano la parola ma non la comprendono. Allora viene il nemico e la ruba. Quante volte nelle nostre vite il seme è caduto lungo la strada? La parola del Signore è caduta lungo la strada perché il nostro cuore non è stato un terreno buono. Allora dobbiamo chiedere al Signore la grazia di cambiare il nostro terreno, perché soltanto Lui può donarci la grazia di avere la disposizione per comprendere la Sua parola. E poi il Vangelo dice, un'altra parte cade sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici, seccò. Il terreno sassoso delle nostre vite. Quando
quante volte i sassi che troviamo nelle nostre vite, quali sono i sassi che possono esserci, i nostri dubbi, la nostra sfiducia, le nostre paure. Tante volte sono i sassi che impediscono che la parola di Dio cada, germogli e dona frutti. Chiediamo al Signore di aiutarci a togliere questi sassi che impedisce la sua parola di donare frutti nelle nostre vite. E poi la parola ancora ci presenta un altro terreno. Un'altra parte cade sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Quante volte lasciamo che i rovi soffochino la parola di Dio? Quante volte lasciamo che i rovi soffochino la parola di Dio nelle nostre vite? E cosa sono i rovi per noi? Forse la nostra sicurezza, forse la nostra autosufficienza. Forse quel credere troppo in noi stessi e non lasciare che Dio sia Dio nelle nostre vite. La parola di Dio cade nel terreno della nostra anima, ma ci sono i rovi che la soffocano e la impediscono di dare frutti. E anche la parabola presenta un altro terreno. Un'altra parte cade sul terreno buono e diede frutto il 100, il 60, il 30 per 1. Che bello se nelle nostre vite i terreni fossero sempre buoni, ma non ce la facciamo tante volte e perciò dobbiamo rifugiarci in Dio, chiedere a Lui la grazia che soltanto Lui può darci, la grazia di avere orecchi per ascoltare, cuori attenti per ricevere l'annuncio della parola del Signore e avere un terreno buono per far con che questa parola possa dare frutti di santità per noi, per i nostri, per la Chiesa, per la nostra società. Chiediamo al Signore questa grazia. Il Vangelo finalizza così. Chi ha orecchi, ascolti. Possiamo chiedere, per finalizzare questo momento, possiamo chiedere al Signore la grazia di donarci questi orecchi capaci di ascoltare. Ti preghiamo, Signore Gesù, donaci orecchi per ascoltarci. Donaci, Signore, un cuore per accogliere la tua parola. Donaci un terreno buono, dacci la grazia di preparare il nostro terreno affinché la tua parola, come un seme, cada nel nostro cuore, nel nostro terreno buono e produca frutti di santità per noi e per i nostri cari. Questo ti preghiamo, Signore, perché crediamo in te e confidiamo la nostra vita a te. Nostro